pensioni? Non siamo tutti uguali. Mario, impiegato in un'azienda, deve lavorare almeno 42 anni per andare in pensione prima dei 66 anni e 7 mesi. Francesco, deputato o senatore, lavora 4 anni, 6 mesi e un giorno in Parlamento e ha diritto alla pensione, ma ha 65 anni. E come se non bastasse, per ogni anno in più di legislatura, l'età pensionabile scende di un anno fino alla soglia dei 60 anni. Quindi a Francesco basta lavorare meno di 5 anni in tutta una vita per avere diritto alla stessa pensione di chi invece deve lavorare 40 anni. Il Movimento 5 Stelle dice stop alla disparità. Francesco, deputato o senatore, lavora 4 anni, 6 mesi e un giorno in Parlamento. Francesco dovrà continuare a lavorare come tutti gli altri cittadini per poter approdare alla pensione. Come fare? Per uniformare il trattamento pensionistico fra gli onorevoli e i cittadini, basta che si pronuncino in tal senso gli uffici di presidenza di Camera e Senato, retti da Laura Boldrini alla Camera e Pietro Grasso al Senato. Abbiamo presentato una delibera che ci rende uguali di fronte alla pensione. Semplice, no? Pensione come tutti.